Ancora una volta si è lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, in italiano anche. Vi saluto da Częstochowa, non vi devo presentare perché conoscete bene questo luogo dove batte il cuore della nostra nazione. Così sempre lo diciamo, e Giovanni Paolo II diceva spesso queste parole. Ma proprio tornando da Niepokalanów, come l'avete visto nel nostro portale, ieri sono stato a Niepokalanów, dove la nostra il nostro luogo così importante, dove è vissuto San Massimiliano Maria Kolbe, ma da Niepokalanów verso Cracovia, non potevo non fermarmi a Częstochowa, dove la Madonna Nera, di dire lei anche grazie perché sono salvo, perché anche dopo quell'incidente vicino a Salerno mi sono salvato. Ma certamente tutto quello dobbiamo dire grazie per ogni cosa che noi riceviamo da Maria. E sono arrivato proprio a mezzogiorno. A mezzogiorno sempre c'è un momento che si chiude il quadro, si copre il quadro della Madonna Nera con questo suono che è stato a Częstochowa, si ricorda bene, ma improvvisamente anche questo. La mia gioia anche, ho incontrato davanti immagine arcivescovo metropolita Vaclav Depo, arcivescovo di Częstochowa. Certamente dopo l'abbiamo parlato, ho ricevuto la benedizione sua per questo apostolato, avanti, perché ancora avrò l'incontro con qualche gruppo di preghiera della famiglia di San Charbel, con qualche parrocchia in Polonia, per ritornare poi anche in Italia come di solito. Ma certamente veniamo qui davanti alla Madonna a chiedere e ringraziare. Durante queste settimane, di questi mesi, due mesi di vacanze, quanti sono arrivati a Częstochowa? Quanti pellegrini a piedi, i giovani specialmente, sono arrivati migliaia e migliaia di pellegrini per dire grazie, per chiedere, per pregare per qualcuno che forse è rimasto fermo, direi, perché è rimasto così neutrale verso la parola del Signore, o qualcuno che dice: io non ho più tempo, ho tanto lavoro, ho tante cose da fare, non trova più spazio per Dio. Non dice che ho perso la fede, non ho spazio, a quando arriva domenica devo riposarmi. Allora noi preghiamo la Madonna: Maria, vieni a toccare proprio questi cuori, a abbracciare questi fratelli e sorelle che non riescono a trovare tempo per Gesù. E io chiedo questo anche per le vostre intenzioni oggi, passando qui a Częstochowa, ma certamente tutto questo per me è un impegno veramente. Quotidianamente noi dobbiamo scegliere Dio, proprio quanti vengano qui a consacrare i cuori a Maria, a consacrare la vita. Ma io veramente vi raccomando, sabato prossimo, 1° settembre, allora primo sabato del mese, voi specialmente, adesso mi rivolgo che abitate vicino Pompei, vi saluto specialmente a Gragnano, tutti andate davanti alla Madonna del Rosario, insieme, perché davanti lei ci accompagna sempre nostro patrono San Charbel Maclouf, San Giovanni Paolo II. Ma io ripeto spesso: la consacrazione fate giorno per giorno, ogni mattina, è molto importante di dire a Maria. E proprio preghiamo per la pace, sabato prossimo, 1° settembre, allora fra due giorni di nuovo ricorderemo questo triste e doloroso anniversario di inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ma mi ricordo bene le parole di Giovanni Paolo: mai la guerra. Allora vi raccomando anche di ripetere, di pregare, a dire anche quella preghiera della Madonna d'Amsterdam, quando la Madonna apparso davanti Ida, quella preghiera. Certamente in questi mesi io vi distribuisco questa preghiera, perché mi è arrivata, tante immagini mi sono arrivate già a Roma, appena ritorno vi voglio distribuire migliaia di questa preghiera, dove la Madonna chiede proprio per tutte le nazioni, Madonna dei popoli, per la pace. La cosa molto, diciamo, argomento molto
significato importante di questa preghiera. Certamente mi sto preparando anche spiritualmente per quella partenza 17 settembre in Libano, per arrivare vicino tomba di San Charbel, nostro patrono. E già voglio portare vostre intenzioni, voglio portare ogni intenzione vostra. Questa è la, diciamo, la preghiera così tanto importante che noi chiediamo. Chiediamo, ma è il Signore che decide. Allora, così concludo, cari fratelli e sorelle, questo breve catechesi, ma certamente per noi cosa molto importante, quello che ci sarà anche sabato a Nipokalanu, come sapete, questa celebrazione per quel centro della pace dove portano questo grande ostensorio, quasi l'ostia ci sarà nel posto del cuore di Maria, è proprio in quel luogo di San Massimiliano Kolbe, dove lui ha vissuto, che ha scelto lei pienamente, che ha avuto con lei questo rapporto di amore, rapporto veramente totalmente offrendo la sua vita a Maria. E questo è invito proprio per noi: non abbiate paura, non abbiate paura. Da questo luogo, da Częstochowa, voglio dire, ciascuno che voi ascoltate le mie parole, in difficoltà, tanti forse, in dolore, in preoccupazione, in tanti momenti di prova, io vi dico, non abbiate paura, perché Maria vi assiste, vi sta aiutando, e i santi, San Charbel, San Giovanni Paolo, in questo luogo ricevete anche la mia benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e tanti saluti per tutti voi. Prego per voi, pregate per me.